circa 15 euro o poco più per questo microfono wireless da collegare allo smartphone, microfono che permette di trasmettere la voce da lontano, a una portata anche di 20-30 metri e che quindi ci permette di fare vlog, video in movimento e tanto altro. Ne vale la pena? Lo scopriamo in questo video. Oggi andiamo a testare, come preannunciato, questo microfono qua, un microfono wireless per smartphone. Vedremo se funziona bene, se regge la distanza e com'è la sua qualità. Costa circa 15-20 euro, quindi vale la pena provarlo perché può essere molto interessante e sorprendente. Io sono Matteo Orlandi, sono un fotografo professionista e autore del corso bestseller Come fare video con lo smartphone. Ti lascio tutto in descrizione se vuoi darci un'occhiata, corso davvero molto interessante per fare video efficaci col tuo dispositivo. Iniziamo a vedere come si compone questo microfono. Lo unboxiamo direttamente qua, contenuto essenziale come puoi notare, scatola, c'è un manualettino di istruzioni minuscolo che senza occhiali ormai per gente della mia età diventa impossibile da leggere, e è composto da semplicemente due elementi, una parte di trasmissione che è questa, una parte di trasmissione che va collegata poi direttamente, solito è il gancio cosiddetto da cravatta, ma naturalmente può essere un gancio da giacca, dove preferiamo, lo mettiamo posizionato dove è più comodo, e l'altra parte invece è una parte di ricezione. In questo caso tutte e due i componenti, anzi questo componente e il componente di trasmissione per la ricarica, hanno l'ingresso USB di tipo C, quindi perfetto per Android, ma naturalmente esistono anche le versioni con l'aggancio per iPhone, quindi sono disponibili anche queste tipologie. Plug and play, quindi comodissimo, non serve installare nulla, la stazione ricevente, questo componente è autoalimentato, direttamente si infila dentro la porta dello smartphone e comincia a ricevere. Invece la parte trasmittente ha un pulsantino di accensione che vediamo in questo punto alle spalle, comincia a lampeggiare la luce quando poi trova collegata la stazione ricevente va in pairing, quindi va comunque a mettersi in contatto, diventa verde e quindi vediamo che il nostro microfono è correttamente collegato, quindi sta cominciando la tua trasmissione. È dotato chiaramente come tutti i dispositivi di questo tipo di un piccolo cappuccetto per evitare il rumore del vento, quindi un frangivento, come possiamo chiamarlo, per evitare i disturbi, ed è quindi semplicissimo da utilizzare. Adesso faremo una prova sul campo per valutare la distanza, se la trasmissione regge allontanandosi molto dallo smartphone, e per vedere com'è la qualità audio. Una cosa importante è che su cui fare attenzione che in molti dispositivi Android con la videocamera e fotocamera di base, quella preinstallata nel dispositivo, non è possibile registrare l'audio da un microfono esterno. Anche se lo colleghiamo, il nostro dispositivo continuerà a registrare dalla fotocamera, quella di base, quella che è qua di fianco allo smartphone, e quella da capsula integrata nello smartphone di base. Quindi come possiamo fare per risolvere questo problema? Utilizziamo applicazioni esterne. Io ad esempio in questo momento sto utilizzando un'applicazione che si chiama Open Camera, di cui parlo anche nel mio corso, gratuita, semplice, che ha tante possibilità, compresa molto molto utile la barra che indica quanto è alto l'ingresso audio, perché più di una volta con altri dispositivi o strumenti mi sono trovato a registrare e poi ho scoperto che l'audio non veniva registrato correttamente o magari il microfono non veniva riconosciuto. Avendo invece un segnale, una barra che dice quanto è il livello di registrazione dell'audio, possiamo già avere un buon riscontro. E ti dico già che questo microfono ha un audio non tanto alto come tipologia, questo può essere un primo limite. Ma adesso usciamo dallo studio, andiamo a testarlo direttamente e vediamo come funziona. Bene, facciamo un test pratico, fissiamo il nostro microfono alla giacca per vedere quanto effettivamente è la portata di questo microfono, quanto possiamo andare lontano. Io adesso inizierò ad allontanarmi direttamente, vediamo fino a quando lo smartphone mi segue. Mi giro in questo modo e continuo ad allontanarmi, vediamo, siamo circa adesso a una decina di metri, continuo ad allontanarmi all'indietro, vediamo fino a quando il microfono tiene. Io continuo a parlare, continuo a testare, continuo a parlare per vedere se il microfono tiene. Siamo circa a una ventina di metri, siamo anche qualcosina forse di più, il campo completamente aperto, ma allontano ancora anche di qua. Qui ormai siamo forse sui 30 metri, vediamo campo aperto, ma direi che il segnale sta rimanendo buono, almeno da quello che posso capire. Adesso mi riavvicino, vediamo un pochettino se è rimasto buono e vediamo anche se abbiamo
di disturbi in questo segnale, se il segnale del microfono rimane buono o se abbiamo dei disturbi. Ecco qua, vediamo com'è andato questo test. Tu l'avrai già sentito, io no. Eccoci rientrati dopo la prova. Allora, valutazione sulla distanza, ottima. Si sentiva ogni tanto, si sente quel clac clac del movimento, perché probabilmente poi la clip non era fissata bene la giacca ed essendo un po' plasticosa, se non è messa nel punto giusto, magari un po' di movimento, se ci spostiamo e se rimbalza, tocca contro altri punti della giacca, può dare un po' di rumore. Però devo dire, copertura all'aperto davvero eccezionale, 30 metri circa, potevamo fare qualcosa anche di più, ma direi che è già molto buona. E anche in interni, ho visto che dove non ci sono grossi spessori in mezzo, regge davvero molto molto bene. Qualità audio, allora, niente di sorprendente, qualità audio valida per un prezzo, per i 15-20 euro che andiamo a pagare. Volume d'ingresso un po' basso, leggermente basso, particolare perché è molto proprio direzionale, monodirezionale, quindi comunque molto attento a prendere i rumori che e la voce che esce proprio nella direzione del microfono. Se lo spostiamo già ad esempio di fianco, lo metto magari un po' di lato, già percepirà una voce, un tono inferiore, un volume inferiore. Se lo mettiamo proprio dritto nella direzione della nostra bocca, sarà sicuramente più alto. Poi anche se lo avviciniamo, ma chiaramente non possiamo utilizzarlo come microfonino così, se lo avviciniamo è molto molto meglio. E questo, il volume un po' basso, si può comunque alzare poi facilmente, e lo alziamo poi in post-produzione con qualsiasi programma di elaborazione di video editing, qualsiasi programma che permette di lavorare su questo. Come qualità audio, mancano un po' di bassi, un po' di toni, un po' piatto come tipologia. Sono meglio altri microfoni magari o con filo, o chiaramente quei microfoni wireless come i Rode o altro, ma che costano 10 volte di più. È una qualità audio accettabile, normale, che va benissimo per fare video in movimento, per fare vlog, per interviste, per quando abbiamo bisogno di fare qualcosa al volo. Se abbiamo bisogno di spostarci appunto durante il nostro video, di andare da una parte all'altra, avere cose in movimento, è perfetto. Rapporto qualità-prezzo eccezionale, meglio di così non si può trovare proprio come tipologia di microfono e come portata. Se dobbiamo fare invece delle interviste da fermo o abbiamo bisogno comunque di una qualità più professionale o comunque migliore, allora possiamo andare su altri tipi di strumento. Sicuramente più si alza il prezzo, più si alza anche la qualità. E da fermo possiamo usare strumenti come questo, adesso te lo mostro qua in clip, è comunque collegato con un cavo, è il classico microfono a clip da cravatta, anche questo costa una decina, quindicina di euro, ma qualità audio migliore in questo caso, non abbiamo la trasmissione in mezzo e quindi è una capsula un pochino più buona. Quindi dipende dal tuo utilizzo, come dicevo, consigliato assolutamente per gli utilizzi in movimento, da portare è piccolissimo, quindi va messo, lo portiamo nella borsa, lo portiamo sempre con noi, perché quando ci può essere necessità possiamo realizzare un video davvero eccezionale con lo smartphone, facendo una trasmissione voce a grande grande distanza. Bene, spero che questo test ti sia stato utile, ti metto anche in descrizione il link, io l'ho preso su Banggood, ci ha messo una ventina di giorni ad arrivare, ma si trova poi anche su Amazon con consegna più veloce e costi chiaramente qualche euro in più. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui prossimi contenuti video. Sul canale trovi già tantissimi contenuti dedicati a come fare video con lo smartphone, al digital marketing e a applicazioni e strumenti utili per la vita quotidiana. Lascia anche un like e naturalmente iscrizioni, sono tutte gratuite, non costano niente, ma possono aiutarmi a creare prossimi e futuri contenuti. Un saluto da Matteo Orlandi e alla prossima, ciao!